Cari fratelli, Don Enrico Feroci mi ha consegnato la lettera che voi gentilmente mi avete inviato. Vi ringrazio per il vostro gesto di vicinanza e di affetto. Il Signore vi ricompensi abbondantemente. Vi ringrazio anche perché pregate per me e vi invito a continuare a farlo poiché ne ho molto bisogno. Sappiate che vi porto nel mio cuore e che sono a vostra disposizione. Vi auguro un santo tempo pasquale. Gesù vi benedica e la Santa Vergine ti protegga. Fraternamente Francesco. È emozionata Giovanna mentre legge la lettera con cui Papa Francesco ha ricambiato il messaggio che gli ospiti dei centri della Caritas di Roma gli hanno inviato subito dopo la sua elezione. È il Papa degli ultimi, ai quali ha scritto un grazie che è molto di più. È un legame di affetto speciale la cui cifra è la preghiera, invocata durante la sua presentazione al mondo e che gli è arrivata in risposta anche dai più poveri per accompagnarlo. Non credo che lui formalmente si limiti a dire vado a fare una visita ai poverelli della Caritas. E poi chi si è visto si è visto, non penso che lui si limiti a questo. Sicuramente se ha una vicinanza per i poveri è un canale che lui vuole utilizzare, ma perché tutte le persone, anche i ricchi, accolgano l'annuncio del Vangelo che è la resurrezione del Cristo. L'idea di scrivere al Santo Padre era nata dopo una serie di incontri di approfondimento durante la Quaresima e la lettera consegnata direttamente nelle mani del Papa. Tutti quanti in fondo al cuore avevamo la speranza che arrivasse un gesto d'intesa, una lettera così di quel tenore, forse non ce l'aspettavamo, insomma, personalmente mi ha molto colpito. Sperimentiamo in prima persona l'importanza di un gesto di solidarietà, il conforto di un abbraccio, avevano scritto gli ospiti dei centri. L'abbraccio di Francesco è arrivato davvero e non si scioglierà.